Amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con WordPress. Quest'oggi parleremo di template di pagina, ovvero vedremo cosa determina l'aspetto delle nostre pagine in WordPress. E mi raccomando, non stiamo parlando degli articoli, dei post che sono qui sotto, ma delle vere e proprie pagine che siamo andati a comporre all'inizio della costruzione del nostro sito. Prendiamo per esempio la pagina Chi siamo, la prima che troviamo nel menu qui sopra. Ecco, questa è la nostra pagina e ha questo aspetto, quindi con questo spazio dedicato al corpo del testo o immagine che si voglia, quindi al contenuto della nostra pagina, la nostra sidebar e via dicendo. Quindi andiamo a prendere in bacheca, ok, il nostro elenco delle pagine e andiamo a prenderci proprio la pagina Chi siamo e andiamo su Modifica. Ecco qua, questa è la pagina appunto di composizione della nostra pagina. Se guardate qui in questo riquadro a destra troveremo un genitore, cioè la dipendenza di una pagina insomma rispetto alle altre. Questo creerebbe nel nostro menu una dipendenza anche quindi della pagina Chi siamo, per esempio, sotto altre pagine, ma non è quello che ci interessa in questo momento. Quello che vogliamo vedere è il template, cioè nel senso, come dicevamo, cosa determina l'aspetto della nostra pagina. In questo momento è attivo il template standard, quello che di default il nostro tema, attivo nella nostra installazione di WordPress, prevede nella composizione di una nuova pagina. Ma se andiamo a cliccare su questo menu, vedete che troviamo a disposizione degli altri template. Quindi proviamo a selezionare il primo di archivio, ok? Aggiorniamo la nostra pagina, torniamo a visualizzare il nostro sito e aggiornando vedrete che la nostra pagina cambierà drasticamente, perché andiamo praticamente a vedere un risultato di estetico previsto per una pagina di archivio, quindi di elenco praticamente dell'immagine d'anteprima, titolo e di parte del testo. Vediamo cosa succede se clicchiamo sul nostro articolo e vedete che ci riporta allo stesso indirizzo di pagina, cioè Chi siamo è collegato appunto a questo link, a questa pagina, quindi capiamo da subito che questo template non fa al caso nostro, perché vedete che non abbiamo modo in questo caso, con questa scelta, di andare a visualizzare praticamente tutto la nostra pagina, il contenuto della pagina stessa. Quindi ovviamente questa scelta non fa al caso nostro, ma cosa succede se scegliamo gli altri? Category sarà esattamente, penso che sia proprio la stessa cosa, lo scegliamo. Andiamo ad aggiornare la pagina e vedete che anche questo ci richiama praticamente solo un'anteprima. Search result, sono convinto che sia di nuovo identico. Lo vedete anche qua. L'unica possibilità può essere questo index page. Aggiorniamo. E aggiorniamo anche qui la nostra pagina e vedete che anche Index Page prevede praticamente questa visualizzazione, che ovviamente non è utile ai fini appunto della visualizzazione della nostra pagina. Quello che noi torniamo in origine, rimettiamo su template standard, aggiorniamo. Ok, riaggiorniamo la nostra pagina. Quello che potrebbe essere utile per noi è avere a disposizione un template, per esempio, che non preveda l'inserimento della sidebar, e quindi volere magari cosa facciamo su questa pagina, avere la sidebar con i suoi contenuti così come nelle altre, ma per esempio nella pagina Chi siamo o qualunque altra non avere la sidebar. Ecco, questo è forse un buon esempio da utilizzare per il nostro tutorial. Il punto è che il tema non prevede questa cosa, quindi ecco, questo dipende proprio dalle varie funzioni, dalle varie opzioni che ci sono offerte dal tema, ma quello che vogliamo fare noi è aprirci delle porte, quindi andare a creare da noi quello che magari il tema non prevede. Come agire in questo senso? Allora, la prima cosa, dobbiamo avere a disposizione il nostro FTP. Prima lo andiamo a guardare da qui quello che voglio farvi capire. Andiamo sull'editor di aspetto, ok? Dove abbiamo, vedete, tutto l'elenco praticamente dei nostri file che compongono il tema in utilizzo. Allora, vedete che noi stavamo guardando dei nomi di template. Allora, template standard, questo qua sarà il page PHP, ma se andiamo su archivio, category, index e result, ok,
Lo andiamo a vedere da qua e io sono convinto che troveremo qua il tutto. Guardate, allora abbiamo un index.php. Se vado a selezionare questo file, vedete che qua sopra c'è scritto template name index.php. Ok? Questa prima parte di codice dice al sistema che questo è un template di pagina. Andiamo a trovarne un altro. Footer, search, risultati della ricerca. Ok? Search result, questo è un nome di template. Infatti potevamo scegliere nella composizione della nostra pagina, potevamo andare a scegliere proprio il search result. Vedete che il nome lo ritroviamo esattamente qui. Continuiamo. Ok, template, image, category, questo category se lo selezioniamo ancora di nuovo. Allora, questo ci dice appunto che il nostro tema ha diversi template e ci dice anche che se tanto mi dà tanto, inserendo questo codice all'inizio di un file PHP, diciamo al sistema che stiamo per elencare le caratteristiche di un nuovo template di pagina. Ecco perché ci serve l'FTP, perché noi andiamo a prenderci il template di pagina che più si avvicina a quello che vogliamo ottenere. E qual è? Abbiamo visto gli altri erano completamente diversi, ma questo è praticamente del tutto simile a quello che vogliamo ottenere, cioè lo stesso stile ma senza la sidebar. Quindi devo copiare questo template di pagina. Il template standard non lo troviamo qui, non troviamo qui la parola standard, ma è il semplice page PHP, ok? Quindi io vado a copiare, andiamo qua, io ho già aperto CyberDuck, il programma per il trasferimento FTP che utilizzo, ok, e vado a prendermi proprio il file page.php che troviamo, eccoci qua, già selezionato. Quindi se io prendo questo file, diciamo di duplicarlo, ok, quindi duplica file, perfetto, gli diamo un nome, lo chiameremo no sidebar, facciamo così, perfetto, e gli diciamo di duplicarlo. Ecco, il file qui è stato duplicato. Ora possiamo anche tornare dove eravamo. Io copio questa porzione di codice di intestazione del template, ok, l'ho copiato, adesso aggiorno la pagina e qui dovrei trovare un no sidebar. Vedete che è comparso il file che abbiamo aggiunto via FTP. Lo seleziono, ok, e qui in alto, prima del richiamo dell'header, devo andare a dichiarare al sistema che esiste un nuovo template e adesso qui lo chiameremo no sidebar. Vedete che la differenza è che quando devo dare il nome al file non uso maiuscole, non bisogna lasciare spazi. In questo caso invece può essere una stringa con anche caratteri maiuscoli piuttosto che spazzature eccetera, quindi metto un nome più leggibile. Perché? Perché lo ritroverò nel menu che abbiamo visto all'interno della composizione della pagina. Vado a salvare questo file, ok, perfetto, adesso aggiorno la pagina. Andiamo a vedere qui in elenco e trovo il no sidebar. Seleziono questo file, aggiorno, torno al mio articolo, aggiorno la pagina e non dovrebbe cambiare nulla. Perché? Perché noi abbiamo copiato pari pari, ok, quello che è il template di pagina standard. Ci siamo fino qua? Da qua continuiamo perché? Perché adesso abbiamo l'occasione di modificare praticamente un template senza toccare quello standard. Questo vuol dire che, come dicevamo un attimo fa, a questa pagina potremo scegliere di assegnare il template senza la sidebar e quindi avere un aspetto differente, ma questo non vuol dire modificare anche le altre. Perfetto. Quindi torniamo al nostro al contenuto del nostro template per andare a fare cosa? A togliere la sidebar, che è quello che ci siamo proposti fin dall'inizio. Qui in fondo vedete che viene richiamato con questo codice PHP, ok, get sidebar. Se noi togliamo, ok, questa linea di codice, non verrà richiamato ovviamente. Quindi aggiorniamo il file, ok, torniamo qua, aggiorniamo la pagina
e vedete che la nostra pagina adesso non contempla il richiamo della sidebar. La pagina ovviamente adesso va sistemata con disponendo il testo per esempio al centro e lasciando questa larghezza, oppure aumentando la larghezza e quindi poter mettere anche l'immagine o centrata o un'immagine più grande. Ora possiamo fare tutto quello che vogliamo, potremmo anche dare un colore differente, un aspetto veramente del tutto diverso, però come vedete nella pagina Chi siamo in questo momento abbiamo scelto il template sidebar, ma se andiamo in un'altra pagina che al momento non ha contenuto, è vero, ma vedete che la sidebar c'è, perché in questa pagina Cosa facciamo il template scelto era il template standard. Vedete che quindi abbiamo modo di personalizzare ancora di più il nostro sito WordPress con, diciamo, dei semplici passaggi, insomma, certo che bisogna conoscere, ma vedete non sono poi così complicati. La personalizzazione inizierebbe proprio da qui. Noi abbiamo fatto una piccola modifica elementare. Direi che per oggi può bastare. Io vi do appuntamento al solito a giovedì prossimo.